braccio nacque il 1° luglio del 1368, un periodo difficilissimo per l'Italia. 20 anni prima c'era stata la grande peste che uccise 1/3 della popolazione europea. Nel 1391, nell'assalto alla rocca di Fossombrone, viene gravemente ferito. Nel 392 sposa Elisabetta di Bartolomeo degli Armanni o Ermanni, sorella di Felcino, che diverrà uno dei suoi alleati più fedeli. L'anno seguente, a Perugia, si verifica l'ennesimo tumulto tra Raspanti, il partito di banchieri mercanti, simbolo un gatto, e Beccherini, il partito nobiliare, simbolo un falco. Questi ultimi hanno la peggio e i più in vista, fra cui Braccio e il cognato Felcino, sono espulsi dalla città. Inizia un decennio in cui Braccio combatte sotto varie bandiere, procurandosi anche alleanze importanti con Spoleto e Firenze e dal 1404 con i Trinci, signori di Foligno. Nel 1407 comanda una propria compagnia di ventura che combatte sotto le bandiere di realtà politiche importanti. Obiettivo principale però è il rientro a Perugia. Nel novembre del 1410 sferra l'attacco alla città da Porta San Pietro. Non riesce nell'intento, non di meno, a Tartaglia e Ceccolino Michelotti, che lo inseguono mentre si ritira verso Torgiano, infligge una sconfitta che gli frutta 600 cavalli e un gran numero di prigionieri. Nel 1414 combatte a Todi contro Muzio Attendolo Sforza, passato al soldo del re di Napoli. Il 6 aprile 1416 lascia la Romagna e muove verso Perugia con 4.000 cavalli e un gran numero di fanti. Davanti alla tenacia dell'esercito braccesco, il partito dei Raspanti, alleato con il Papa, affida la difesa a Carlo Malatesta, nominato significativamente difenditore dei Perugini per la Santa Chiesa. Braccio, capo dei Beccherini, è invece contrario all'ingerenza pontificia nel governo di Perugia. Nel conferimento dell'incarico a Malatesta è esplicitamente menzionata come ricompensa dell'auspicata vittoria la signoria su Perugia, il che significa che chiunque avesse vinto il passaggio da comune a signoria era certo.